primo giorno di scuola in Liberia questo lunedì, dopo 7 mesi di chiusura forzata a causa dell'epidemia di Ebola. È la prima conseguenza del calo significativo del numero di nuovi casi dall'inizio del 2015. La Liberia è l'ultimo paese a riaprire le scuole, 4 settimane dopo la Guinea e 6 settimane dopo la Sierra Leone. I tre paesi sono l'epicentro dell'epidemia scoppiata nel dicembre del 2013, che ha contagiato 23.500 persone, 9.380 delle quali sono decedute secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il 60% dei pazienti sui quali è stato riscontrato il virus non è sopravvissuto. Musa Pabai ce l'ha fatta. Da quando ha lasciato l'ospedale, nel mese di novembre, è la prima volta che torna a casa. Si è imposto un esilio di 3 mesi per proteggere moglie e figli. Il seme dei pazienti resta infetto per 90 giorni dopo la comparsa dei sintomi. In tal caso, quando un sopravvissuto di sesso maschile lascia l'ospedale, gli vengono forniti dei preservativi perché pensiamo che sia molto importante che facciano sesso in modo protetto. Secondo gli epidemiologi, il declino di Ebola è in gran parte dovuto al miglioramento delle condizioni igieniche, grazie al lavaggio delle mani e anche ai cambiamenti dei rituali di sepoltura che hanno facilitato i contagi. L'obiettivo quota zero casi, fissato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per il mese di aprile, è difficile da raggiungere, perché Ebola ha gravemente danneggiato i sistemi sanitari di 3 paesi dell'Africa occidentale, così come le loro economie. Il PIL della regione è sceso del 12%, la produzione agricola si è dimezzata. Per gli economisti, un sostegno a lungo termine da parte della comunità internazionale sarà essenziale per affrontare l'impatto economico e sociale dell'epidemia. Una volta sconfitte le abitudini che hanno fatto divampare il virus Ebola, la battaglia più difficile sarà soprattutto quella contro i pregiudizi e contro l'emarginazione dei sopravvissuti.